all'ultima tappa del progetto Orienta Giovani, che ha coinvolto tantissimi ragazzi proiettandoli verso l'orizzonte dei mestieri verdi, un progetto importante della provincia di Lecce e non solo, perché c'è stato poi anche un gemellaggio geografico, questo ha creato anche ricchezza, cultura, scambio. Sì, un gemellaggio diciamo che porta fortuna, perché c'è il gemellaggio con la provincia di Agrigento e quindi un altro progetto insieme, un altro progetto che vede insieme tante scuole, tanti ragazzi in un'attività di formazione e di sostegno verso i giovani che devono passare questo momento delicato della scuola nell'ingresso nel mondo del lavoro, e quindi il mondo del lavoro che dà opportunità nel settore della green economy, e quindi credo che sia stato un progetto interessante per i ragazzi, interessante per le scuole, con una formula che deve essere riproposta perché è una formula vincente, quello di mettere insieme la provincia di Lecce, insieme alla provincia di Agrigento, insieme ad altre province, perché bisogna lavorare di squadra e soprattutto bisogna essere bravi e pronti per poter fare ricorso a quelle risorse esogene che consentono poi agli enti di poter svolgere attività importanti e progetti importanti come questo. Abbiamo voluto concludere questo progetto proprio dando la possibilità ai ragazzi che hanno partecipato a questa attività di formazione sulla green economy di confrontarsi con alcuni giovani, appunto, che intraprendendo proprio la strada, diciamo, dell'imprenditoria in questo settore specifico della green economy hanno avuto successo. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con Coldiretti. Con Coldiretti abbiamo selezionato 4 aziende modello gestite appunto da giovani, e questa sera questi giovani imprenditori illustreranno appunto la loro avventura imprenditoriale, e questo io credo che sia un esempio importante per i giovani, appunto, che vogliono costruire un futuro partendo da queste potenzialità. Ci porta qui ad Acaia il suo trio Odd Man In, una formazione interessante, un jazz di qualità, di livello, e non solo, una bella ricerca anche con dei nomi che portano sostanza al tuo percorso. Sì, abbastanza, ho fatto un po' di esperienze musicali, un po' con musicisti nazionali, internazionali, e quest'oggi sono qui per presentare il mio disco nuovo, si chiama Odd Man In, con Dario Congedo e Francesco Angiuli. È un disco che è uscito il 5 maggio, sono tutti tempi dispari, e ci sono anche due figure molto importanti anche nel disco, come Carolina Bubbico e Orlando Johnson, che mi hanno regalato insomma due brani loro cantati. Teresa Buttazzo, responsabile di Campagna Amica, oggi Coldiretti porta i suoi stand qui nel castello di Acaia per raccontare ai ragazzi un esempio reale di come si può, attraverso i mestieri verdi, confrontarsi con il futuro, che è già poi il presente. La Regione Puglia ne è uno dei massimi esponenti. Sì, e noi abbiamo voluto portare questi 4 ragazzi che hanno fatto delle eccellenze nel loro campo. C'è l'azienda Pati che si sta cimentando con la coltura idroponica e con le piante aromatiche. Poi ci sono 2 altre aziende che producono olio d'eccellenza e anche vino. E poi c'è un'altra ragazza che è Sara, che produce la birra a carattere artigianale. E quindi abbiamo voluto che loro portassero oggi la loro testimonianza agli altri ragazzi che devono intraprendere adesso il mondo del lavoro. Siamo con Luigi Martano, dell'alberghiero di Otranto e del liceo artistico di Poggiardo, che ha rappresentato forse il dirigente più virtuoso del progetto Orienta Giovani, un po' il capofila di questo progetto. Com'è andata? Diciamo che io ho ospitato alcuni momenti nell'alberghiero di Otranto, ma tutti i dirigenti e tutte le scuole si sono impegnate al massimo, perché hanno creduto in questa proposta dell'amministrazione provinciale tesa a fare conoscere ai nostri giovani la green economy, quindi tutte le potenzialità che possono venire dalle nuove economie che possono diventare settori produttivi importanti per i nostri giovani.